alcune cose sopravviveranno come altre e altre non ci saranno più, insomma. Ma è una selezione, insomma, naturale. Il futuro si presenta abbastanza in salita al momento, perché ci sono dei problemi internazionali i quali bisogna riuscire a risolvere, indubbiamente. Però io sono un ottimista, spero che le cose vadano bene, spero anche che l'uomo riesca finalmente ad arrivare su Marte, visto che ci tiene tanto. Ma prima di arrivare su Marte cerchiamo di sistemare alcune cose che abbiamo qui nei dintorni. 20 anni fa questa qua era una zona praticamente depressa, cioè nel senso che non c'era assolutamente niente. Io chiudevo alle 8 di sera per andare a casa, avevo sempre paura, mi giravo sempre indietro, con tutto buio, tutto il... Adesso è già bello con tutti questi locali aperti la sera, il Museo del Mao, il Museo della Sindone, adesso questo qua. So, è così che sono convinto che ci sarà un futuro migliore. Io credo che per quanto riguarda il lavoro, io vedo veramente che questo che sta succedendo e questo periodo così difficile di crisi reale, in cui si verificano situazioni continuamente negative che vengono a galla, che forse una volta erano nascoste, adesso, come cosa, eccetera, credo che in ogni caso porterà a dei cambiamenti radicali per forza. Io non sono molto ottimista, non sono molto ottimista soprattutto per i nostri ragazzi. Che le donne finalmente ci sia questa unione femminile, noi siamo delle madri e quindi creatrici e che siamo noi che potremo salvare il tutto se ci uniamo come amiche vere e donne di forza.